Rieccoci, addirittura con 2 minuti d'anticipo rispetto al programma. Siamo per assistere all'ultimo quarto di finale della giornata, in contemporanea, anche se sull'altro campo si gioca il quarto dei quarti di finale, terzo e quarto dei quarti di finale. In campo le teste di serie numero 3, Lucas Bracchi, Jaume Romera. Qui di spalle, Lucas Bracchi, cappellino bianco, maglia nera con inserti giallo e fucsia, giocatore di destra, mancino. Al suo fianco Jaume Romera, giocatore di sinistra, giovanissimo Jaume Romera, in total black. Total black anche dall'altra parte, per chi ha il servizio, Umberto Prezioso, giocatore di sinistra della coppia dei due napoletani. Al suo fianco Antonio Tricarico, giocatore di destra. Poi vi raccontiamo, come al solito a fine primo game, delle classifiche dei quattro. Teste di serie numero 3, chi è al servizio, Bracchi e Romero. 6 per chi... scusate, 3 per chi risponde e 6 per chi è al servizio. Umberto Prezioso. Maurizio puntualissimo al mio fianco, bentornato Mauri. Sera. Quindici pari, due napoletani. Quale onore, Attenzione, quale onore. a sorpresa, è arrivato Angelo Corti. A Buonasera, sorpresa Angelo buonasera a Corti. tutti. Buonasera cari amici a casa e non. Perfetto, perché siamo in tanti anche qui, non a casa, diciamo così. Perché è così buio oggi? Senza di te non c'è la luce in questa Quindi struttura. adesso lo cominciamo a accendere. 15:40 Ah, abbiamo appena iniziato, perfetto. Pronti via, e arriva Angelo Corti. Noi abbiamo fatto i pronostici già. Ragazzi, non sono più molto sul pezzo, devo ammetterlo. Prima si parlava di te come di quello che è La parabola peggiorato dal punto di discendente. vista fisico, tattico, del padel in assoluto, come il king Vabbè, del peggioramento, diciamo. sotto tutti i punti di vista, dai. Però resto sempre un vostro punto di riferimento, Assolutamente a sì, prescindere. nel bene e nel male, purché se ne parli. Scalzato il Sono maestro Carriere. commosso. Fino all'osso. Va bene, quindi Un break, Bracchi Romera, Tricarico con Prezioso. Tricarico prezioso. In apertura break. Vado a leggervi le classifiche. Lucas Bracchi è l'unico prima fascia dei quattro in campo, numero 28 in Italia. Al suo fianco il giovanissimo Jaume Romera, seconda fascia, numero 1090 della seconda fascia. Di fronte due seconda fascia molto alti, Umberto Prezioso, 11 della seconda fascia italiana. Antonio Tricarico, 31 dei seconda fascia italiani. Il pubblico intanto gremisce gli spalti. Quindi questa volta è venuto non con il fratello Tricarico. Sì, esatto. L'ultimo torneo a Monopoli lo aveva giocato con suo fratello. Questa volta è tornato con suo compagno abituale, Umberto Prezioso. Mi Era ricordo un giocatore molto solido. Tricarico, sì. È Prezioso, come si vede anche dal fisico, uno molto esplosivo. Certo. Vabbè, quindi bella partita. Sì, secondo me ci sarà molta partita, devo essere sincero. Bella grata di Prezioso, la legge male Jaume. E cominciano a urlare, vogliono subito provare a recuperare la brutta partenza. C'è anche il patron, che è arrivato. Ci siamo tutti, quando gioca il maestro di casa ci sono tutti al capezzale. E a proposito di maestri, c'è il maestro Angiuli qui sotto, Una eh. pletora di maestri oggi al Palakempi. Madonna, una pletora. Ma è strano ancora. chiederlo per questo sport, ma il fattore pubblico può influenzare la partita? Il fatto che saranno tutti ovviamente per Bracchi? Secondo me sì, No, però solo no. secondo me sì, però non è un pubblico molto caldo. Per quello ve lo chiedo se poteva influenzare, se saranno No, secondo me così no. caldi No, da no, no. entrare nel match. Mette dentro in qualche modo.
scappata? Sì, mi pare sì. A Lucas. Sì, 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 ha sbagliato 30. Angelo, tu che sei di madrelingua spagnola. Spagnolo. Jaume è Giovanni? No, quello è Juan. Jaume che cos'è? Chi è? Cioè, è traducibile in italiano? Non credo ci sia una traduzione. Ok. No, Juan è Giovanni. Eh sì, sì, giusto. Però Jaume non so chi sia. Possiamo cercare. Giacomo? Esiste internet. Prova a vedere se è traducibile in italiano. Giacomo può darsi. Te lo dico subito. Perfetto, non so a quanto interesserà e a chi. Alza, trica, è prezioso, ma alza direttamente al vetro. 40-30. Giacomo. Hai visto? No. Si vede che tua madre era spagnola. È spagnola. Sì. Spagnola di Molfetta in te. Ah, tua madre hai detto? Sì, sì, ah, sì. No, pensavo tua moglie, ho detto sarà spagnola di Molfetta. Vedi come... Sua madre è spagnola di Carrassi, diciamo. Bravo. Come? Tricarico, alza. Bracchi tira, tricarico, in qualche modo prova a tirarla di là. Vedi, in questo caso non è la forza del colpo, è la scelta di fare quel colpo in quel momento, lasciando dietro le ossa. Commentano da casa. No, tralasciando il commento da casa, le donne stanno commentando il fisico. Ci chiedevano se, mamma mia, madonna, in qualche modo che bella. Che bravi! Ma cos'è qui il circo? Le Cirque de Soleil, le Cirque de Corti, mi viene da pensare. Ti avrei visto bene in campo. Comunque, ci avevano chiesto se fosse il DJ a giocare. Non è prezioso, non è. Sì, esatto. Eccolo là. È proprio come avrei fatto io, poi spara il tritone sulla sì, parte. È vero, per quello vedo delle similitudini tra Bracchi e te. Sì. Guarda che palla prende adesso. Che bravo, Jaume, che bravo. Mi sa che mi tocca pagare la pizza. Che è cresciuto anche fisicamente, o sbaglio? Jaume? Sì. Cioè, sì. È già la seconda o terza volta che viene sì, qui. Sì. Si sta allenando a Madrid, ha detto Lucas. La settimana scorsa ha vinto una partita in previa a Europa del Tour. Ah, solo. Ah, eccolo là, come classico proprio arriva l'errore. Si esalta qualcuno. Buonasera al dottor Maffei. Maestro Maffei. Che non ho ancora avuto modo di salutare. Ho sbagliato. È vero, eh? Grazie. Non sorridevo, fino ad ora non aveva ancora sorriso. Non so che ti manco, maestro Maffei. Purtroppo ci sono degli equilibri interni da mantenere. Ma vi posso preannunciare sì. Che domani sarò qui tutta la mattinata per tuo sommo piacere. In angolo, me lo fai rivedere? Sto rimbalzo? Quello, è stato chiamato fuori. Sì, è stato chiamato fuori. Dal ragazzo. Sì. Sì. Giusto. Cosa? Fuori, era fuori. Pallonetto era fuori. No, allora no. Quindi ripartono, lo rigiocano. Rigiocano il punto. 30-40? Per quanto secondo noi la chiamata di Romera era corretta. 40 pari adesso. Drittone a parete. Però era giusto. Romera. Sì, killer point. Primo punto d'oro. Vediamo se porteranno a casa il game e quindi la partita può partire agonisticamente. Regalone natalizio anche nelle altezze, diciamo, tra te e Bracchi. Tra me? E Bracchi, similitudine nelle altezze. Lo so più alto di Luca, sì. Sì. Addirittura un centimetro, sì. Centimetro e mezzo. 2-1, si cambia campo. Va bene. Il pubblico gremisce la tribuna e gremisce anche virtualmente i nostri canali social. Sì, credo che sia anche dovuto al fatto che sull'altro campo non stanno giocando.
Sì, sì, stanno sì, giocando. Hanno iniziato? Sì, ah, sì. Ok, perché quando sono arrivato io non stavano giocando. No, ma secondo me... Sono collegati. Ecco in il patron. Inquadrato il patron. Ecco il patron De Ruvo. È lì che sorveglia, che guarda sornione tutta la sua... La nostra amica Valeria. Sempre la squadratrice migliore che abbiamo, Valeria Tritto, pare che ci segua sempre. Sì, 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 perché ci scrive anche. Che quindi ringraziamo, salutiamo e alla quale dedichiamo questo bel primo piano, perché nonostante il patron c'è lei accanto. E adesso Carriero rovina tutto col suo intervento. Che è assolutamente un bel vedere. Lucas Bracchi. Carriero. No, più Valeria così a naso. Prezioso. Ancora prezioso, Bracchi in angolo, ricarico, alza. Paume Romero la spinge, la tira. Mamma mia! Boom boom, Paume Romero. Eccola lì, lascia andare il braccio, la palla viaggia, viaggia tanto, nonostante la gamba di Umberto Prezioso. Trenta-0. Ne ha sbagliate tante, con tanto di sputo sulla palla. Ha sputato. E quello è per non sputarsi in un occhio. Vabbè. Una sceneggiata. Buono. Che bella questa. Bravo Bracchi. Ancora Haume. In qualche modo. Prezioso. Vediamo come esce. Carezza, pezzo di bravura, Umberto Prezioso. Pubblico che si dimostra sportivo comunque. Bello, bello. Bello, uno schiaffo a uscire. Bello. 40-15. Boom boom, por 4. Lucas Bracchi. 3-1, mantengono il break di vantaggio. Torna la pallina dal campo 5. Che Davide? No. Davide l'ha buttata. Ho visto tornare con un certo nervosismo sì, la palla. Sì, sì, sì. Lo sappiamo chi l'ha tirata. Guarda lì. Esce. Bravo Prezioso. Prova Bracchi la sua tipica giocata. Sì, sì, no? Sì. Ne parliamo spesso di questa scelta di Lucas Bracchi. Bella personalità il ragazzo a prendere sta palla là al centro, a gridare Bracchi, a dirgli la prendo io. Togliti. Sì. Bracchi, togliti. 15 pari. Molto falloso Prezioso finora, eh. È lui che sta mancando un po' alla coppia di napoletani. Di Casertani, Angelo, ti ricordi? Per caso, no? Mi scuserei, nel caso mi scuso se sto sbagliando. Sicuramente Campani. Campani forse non sbagliamo. Non sbagliamo, sì. Quindi devo dedurre che non hai fatto le ricerche che faccio solitamente io. Superficiali anche, superficiali, perché con le lacrime agli occhi ho dovuto cercare. Cioè. Mi mancavano le lacrime, mi solcavano. Domani riprendo la situazione in mano. Perfetto. Maurizio, domani cominciamo alle 9? Sì. Perfetto. Palo. Bella grata di Prezioso. 3-2, resta in scena. Ho citato solo il maestro Angiuri, ma c'è anche il maestro Carnimeo. Pur Carnimeo è maestro. Certo. Se lo dici con questo tono mi sembra un po'... Ok, ok. Istruttore Carnimeo. Vabbè, sei anche tu. Cioè, sì, infatti, sì, anche sì, anche io. Mi meraviglio non lo sia accorti. No, io non ho bisogno del brevetto. Perfetto. Io se do un'occhiata alla tribuna credo siano più gli istruttori che i semplici soldati semplici. Probabile. Sì, è un po' come il caporalato del militare. Fine quello. 3-2, Bracchi Romera serviranno dopo il cambio di campo per mantenere il break di vantaggio.
considerato che è una partita che da... si era messa sul 3-0 praticamente, se non ci fosse stato quel... sì, quella chiamata dubbia. 3-2 invece rimangono in gara. Marzo, oggi data importante. Vediamo. Lucio Dalla, la bravo, di Lucio. bravo. Il giorno di nascita di Luca. Mi segui. Faceva 80 anni oggi. Vi capite? Ma sai, la nostra cultura va al di là di quello che può essere il padel. Roby annuisce, il maestro annuisce. Oggi avrebbe fatto 80 anni il maestro Dalla. Sì. 4 marzo 1943, che è il titolo di quella meravigliosa canzone. Che altra uscita, l'uscita di parete, ce l'ha. Sì. E l'ha anche variata rispetto a prima. Sì, che era incrociata, invece adesso è lungolinea. Che bella grata che trova, bravo Tricarico. Alza Prezioso, Bracchi ancora, Prezioso, Romera, Prezioso prova un pallonetto su Romera che la spinge, la palla è comoda, morbida, esce da vetro ancora lo stesso Prezioso che è stato individuato evidentemente. Ma hai visto Lucas come prende campo? A vetro, ancora lui a sbagliare, è il primo a farlo molto spesso purtroppo per loro. Dopo che dopo che fa il lob, il pallonetto viene come un pazzo a rete, lo fa sempre questo movimento e lo insegna beccarsi, anche tantissimo, pure di beccarsi le pallate, rischio di beccarsi le pallate. Ecco, ha avuto il dubbio di lasciarla secondo me. Sì, e forse andava fuori. Sì. 15:30, attenzione. Lunga. 30 pari. Lungo il pallonetto. E palla break, ragazzi. Stanno entrando in partita agonisticamente i due campani. Però vedi, per un punto, come per una chiamata, come cambia la partita. Bello. Bellissimo. Che carezza. Jaume Romera. 40 pari. Se non sbaglio è già il terzo killer. Mi pare il secondo. Risponde Prezioso. Non so, scelta strana. Niente da fare, non si alza questa. Bracchi Romero. Non si alza da sì. La seconda è stata quella decisiva. Come ci insegna costruire il punto sempre. Non avere fretta di chiuderla prima. Qui ha provato addosso. In qualche modo l'ha presa Bracchi. Ancora addosso, questa volta Prezioso che chiede scusa. È uscita pure di poco, l'ha tenuta. È riuscito a parare anche quel quadricipite Prezioso, Sì, si ricorda un po' il mio talvolta. Sì, anche il deltoide sulla spalla. Secondo me giocava pallone. Quindici pari.
da giocava a pallone si capisce l'origine bresciana. Sì. Come giocava a calcio, preferisci? Non a pallone, con l'accento sulla O. Pallone. Non capisco perché dobbiamo tradire le nostre origini. Bravo, prezioso. Ora rallenta. Aume, ci riprova la posta di parte. Cioè, ricordiamo che stiamo giocando sulla teca, che è un campo dove proprio non cammina la palla. Questo la fa tornare nel suo campo. Indietreggiando dalla linea di fondo, fra l'altro. Tra l'altro, occhio che è corta. Incredibile. Quello spicchietto tiene a galla nel game, prezioso tricarico. Brutta volée. 40-30. Piovono saluti nei vostri confronti da casa. Ricambiamo la nostra amica Viria Porcelli e il suo fagiolino. Vi saluta, che bella, ci sta ascoltando. Abbiamo avuto il piacere grande di incrociare Viria. Dopo un po' di tempo e non lo vedevo, Vito, il papà, è nel circo. Tra l'altro anche lei, non so se ha già preso, ha superato l'esame o no, maestra o istruttrice. Ah, sì? Sì. No, sta facendo il corso. Sta ancora facendo il corso. Sì, sì. La salutiamo, la aspettiamo. L'abbiamo nominata perché è nella squadra di Serie C. Il capitano. Il capitano della squadra di Serie C. Capitano, temo, non giocatore. Non giocatore. A occhio. L'aspettiamo. No, ma ha un fisico... Sì, ci metterà 15 giorni a tornare in forma. Come noi, giusto? Sì, più o meno come noi. Parla per te. Ma ho visto Daniele Catini? Sì, sì. Ah, cioè? È in semifinale domani mattina, chissà se non lo mettano sulla teca, lo commentiamo. Ah. Contro Catini, becca mi pare. Ah, sta qua. Controlli. Sì. A meno che tu non se sia non già sbaglio polizia. Pirraglia, non vorrei dire sciocchezze. Joshua Pirraglia? No, contro Ivan e... Ah, eccolo Danielino, parli del diavolo, spunta Danielino. Contro... Sì, sì, sì. Contro Ivan Navarrete sì. Ah, bella, tocca bella, domani bella. Mattina. Chissà che, non so se la metteranno qui, magari dipende, se arriva Lucas, non lo so. Vediamo. Vediamo l'esimio giudice arbitro cosa deciderà. La vincente di questa contro la vincente di Pirraglia. Sì, Pirraglia è... Allora, vediamo. No, c'è già. No, stanno giocando sul formato. Ah, okay. Buona. Questa non l'ho capita. Non si può alzare sta palla, Angelo, che vuoi capire? Io ce la faccio. Ah, Pirraglia contro Bolognese e Macchiaroli. Ah, ok. Che saranno in coma dalla partita precedente. Non so se sai. Io me ne sono andato, però 7-6, 4-6, 7-6 ha vinto Gioacchino. E sul 6-5 ha avuto 3 match point. E il tiebreak era sotto 4-0, il tiebreak decisivo, e alla fine l'hanno vinta. Con la solita garra Gioacchin Bolognese. Intanto 0-30, ragazzi. Che ho visto palla... la giro come un fuscello. Bolognese, sì. Sì, sì, sì. Un centinaio di fuscelli, diciamo così. No, però a parte gli scherzi. Ha giocato benissimo. Stava correndo come un pazzo. Ha giocato una delle partite più belle che ho mai visto giocare, onestamente. Tanto sì, ha giocato benissimo. Partitore. Sotto 0-40. Qui avete visto un po' di inesperienza in questo smash sparacchiato da lontanissimo del ragazzino. Alla Dursio. Alla Silvano Dursi. Silvano Dursi, mio figlio, che non vuole giocare a padel, ma ne riparleremo. A calcio. A padel. No, dico, sì, lui è giocatore di calcio.
come lavora da sotto Bracchi, alza Prezioso, cerca un bel giro, su Prezioso. Ancora lui, gira bene sull'angolo, ancora prova un'uscita di parete difficile, li hanno lavorati ai fianchi in questo scambio. Sì, sì. Sono stati bravi a mantenere la calma. 15-40. Da destra ora, Bracchi su tricarico, vediamo la scelta in risposta. Alza pallonetto subito, Bracchi trova una gran grata, tricarico si difende, Bracchi ci prova a farlo uscire. Sì, portres, Lucas Bracchi. Complicatuccio questo per tre. Non lo so, sai, non so. La palla era dietro, eh? Sì, però aveva molto angolo per tirare. Sì, però la palla era dietro. Ma Lucas ce l'ha tutto di tecnica. Non è... Sì, sì, tutta la. Sì, la... Sì. Non ha giocato troppo tempo. Come te. Bravo. Esatto. 30-40. Brutta chance hanno buttato via, da 0-40. Ma che volea fatto Lucas? Sì, hai visto come girava? Come ha toccato la racchetta e schizzata verso l'esterno. Ma di cosa parliamo, ragazzi? Di cosa parliamo? 40 pari, 3 chance buttate via. Il treno vediamo questo stava killer passando. Ennesimo killer point. Ennesimo killer point. Risponde ancora una volta Prezioso, che evidentemente risponde meglio il tricarico. Soprattutto di rovescio, mi pare che ha questo bel rovescio coperto che ritengono essere la miglior soluzione. Regalo di Bracchi e 4 pari. Si torna in corsa. Vi faccio una domanda estemporanea. Vai, non è che sta qualche dolcetto, qualcosa. Ah. Di là ci sono due crostate, una di Nutella e una di marmellata. Noi ne abbiamo approfittato. Allora aspettiamo il cambio, dai. Fatte dalle mani sapienti di Roberta e Francesca. Molto buone. Anzi, se vai, porta un'altra pure a noi. Bracchi, fossa sul nastro. A proposito di portare qualcosa, mi hai portato la bottarga da Sardegna? No. No, perché ho visto quanto costava, ho detto, vieni a rubare a San Nicola. Perfetto, così, bene così. Il tipico detto bresciano. <quello. ride> Ma lui ha origini di Brescia. È il nonno Angelo. Che ha fatto 101 anni. 101 anni l'altra settimana, il nonno Angelo. Ragazzi, mai si apprende da lui. No, mi sembra così, a occhio a guardarti, difficilissimo. Altri 60 anni dopo, no, non ce la faccio. Non ce la fo. 15-30. Un po' strana questa vibora che gioca. E qua è sorpreso, l'ha vista sul nastro secondo me. Comunque ha preso una palla da sottoterra adesso. 15-40. Sarebbe tutta la fatica del game precedente sprecata con questo brutto game. No, qui l'architrave. Famosissimo architrave. Che sorregge i tubi del condizionamento che non c'è. 30-40, ancora due chance perché risponde per controbreccare Romera in angolo, alza bravi, hanno messo pressione nell'angolo al ragazzo, ma ha cercato un contropareti, sì era abbastanza, cioè, ma veramente la corti che non aveva senso. Killer point. Anche loro hanno perso la stessa occasione di Prezioso e di carico prima. Che palla ha preso là, corta arcobaleno. Antonio Tricarico e per la prima volta nel match sono avanti. Mettono il nasino avanti. Peraltro conquistando due killer point consecutivi. Sì, esatto. Con due dinamiche diverse, opposte se vogliamo. Ma spadelliamo come siamo messi? In attesa della finale, che si terrà il 12 marzo, mi pare. E poi il 16 c'è la...
Sì, ma qua non c'è niente ancora. Tu non ti preoccupare. Non mi preoccupo. Il 16 tanto ci sarà la festa. Non ho neanche il tempo di preoccuparmi. Finale. Per cui il 16 ci sei? 16 in settimana? Giovedì. Giovedì sera. Sì. Dovrei. Anche perché ci stiamo attrezzando col maestro, infatti, per il karaoke. Devo condurre la serata? Ci stiamo, sì, attrezzando per il karaoke. Dare l'adesione, tutto quanto. Ok, vedetela col giudiziario. Va bene. Hai capito che ci attrezziamo per il karaoke? Sì, maestro. Sì, conduco io la serata. Faccio il fiorello, magari mi metto il codino anche. No, ma ce l'hai i capelli, quindi puoi farlo, fiorello. Vabbè, fiorello non ce l'hai. Cioè... Cazzo. Cosa parli te di capelli? Ma non ho detto che faccio il fiorello io, però. Io posso fare il... Come si chiama? Il figlio della Celentano lì. Rudy Zerbi. Va bene. 5-4. Un tantino. Sceglie di battere al centro su tricarico. Prezioso. Alza ancora Prezioso da Romera. Giro di parete. Prezioso lo legge con calma. Con meno calma. Sbaglia la scelta? Probabilmente avrebbe dovuto anticiparla. Esatto. Oppure aspettarla, non seguirla fin dietro, insomma. Strano. Però sono difficili da leggere. Lucas è difficile. Poi Mancino, un casino di là. Già gira tantissimo la racchetta, la palla di Luca. Tutti bravi dal divano. Bravo, mi sei piaciuto questa volta. No, mi piace questo titolo, ho visto che c'è una trasmissione da zona che si chiama così. Ancora una volta la rotazione contraria, secondo me, nel giro di parete. La sta soffrendo tanto Tricarico. Paradossalmente nel corso del set è cresciuto Prezioso ed è calato Tricarico. Sì. Bravo. No, qui poteva essere definitivo tirandola, secondo me. Non è ancora, secondo me, però entrato in partita Romera. Eccolo, subito. Ace. 5 pari. Immediatamente. Non si fa tempo a dire una cosa. Comunque mi avevano parlato di un clima freddo all'interno del Kendall, invece si sta abbastanza bene. Ma tu hai portato il sole, sì, quindi. Ha detto il maestro Maffei. Oh! Mamma mia, che terzetto! È andato a scovare il nostro regista Roberto Maffei. Tanti errori di Lucas, tanti errori, tantissimi. Eccesso di preziosismo adesso, di prezioso per il gioco, scusate per il gioco di parole. Avevo capito che si è detto cesso di preziosismo, non è carino da parte tua. Anche da parte tua utilizzare questi termini. Brutta questa. Bruttissimo. Convenite con me che questa vibora di Prezioso è un po' artigianale, non è proprio ortodossa nei movimenti. Ne ha fatte due o tre già. Con la pala molto rivolta verso l'alto. Qui bravo e fortunato. Più fortunato che bravo in questo caso. Quarantatrenta. Punto importantissimo. Giusto al momento giusto. Sì. Tricarico. Bracchi, prezioso. Sceglie di anticiparla correttamente, secondo me.
6-5, si sono garantiti il tie break e mettono tutta la pressione sulla mano sinistra del maestro Bracchi. Vediamo come decideranno di gestirla questa situazione, un game molto difficile dal punto di vista mentale, soprattutto per Haume, sì, per il ragazzo che però ha giocato le pre-previa, voglio dire, ha vinto un turno nelle pre-previa con chi? Non lo so. Boom boom, Umberto Prezioso. 0-15. I risultati dall'altro campo. Abbiamo? Arriva un aggiornamento dalla... Vai, dal Formento. Dal Formento? Lunga? Sì. 3-1 per Joshua Piraglia e Irigotia. Iri... Sì. Gotia. Irigotia con Ramiro. Contro? No, Irigoitia. Irigoitia. Mai venuto questo? No, sì. La prima volta. Contro lo giochi Irigoitia. Lo so. Nicolas Macchiaroni. Antonio, te lo ricordi Joshua Piraglia? Come no? Vorrei essere un giocatore di destra come lui. Infatti credo giochi a sinistra. No, no, gioca a destra. Almeno. Niente, non mi capiscono. Tanto 30-15. Sì, erano partiti sotto. Regalino di Prezioso, davvero un regalino prezioso. Finiamola. Potremmo andare avanti per tutta la serata. E anche qui, questa volta il regalino è di Tricarico. Direi a questo punto regalino prezioso di Tricarico. Vabbè, finiamola. Dopodiché siamo al tie break, andiamo via. Ho visto qui i microfoni. Al servizio Umberto Prezioso dal lato di Lucas Bracchi. Giusto epilogo di un set bello combattuto. Non bellissimo, non spettacolare, ma molto tirato. Sì, hai ragione, la prende... Non la prende mai nel cuore della racchetta. Sì, cioè secondo me il piatto è sempre cicca, molto alto. Sì, sembra quasi... Però poi risulta efficace perché induce all'errore, capito? Per cui... buon per lui. Guarda, ancora soffre sta rotazione di Lucas, incredibile. Da morire, sì. Da morire. Eppure era alto. Cioè, sì, alta sì, questa, sì. Uno pari. Tricarico, gran difensore, eh? Sì, infatti, è uno che... Che fra l'altro... Buona, tutto buono. Fra l'altro, Angelo, non so se ricordi, nella finale di Monopoli non lo aveva sofferto in questa maniera. No. Non ricordo che avesse... Però lì Lucas giocava con Isra. Sì, Isra, fra l'altro, un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto... Luca Bracchi, due pari. Gesto di stizza. Israel Angelo ha fatto due partite mostruose. Un altro giocatore rispetto a quello ma che abbiamo visto. No, sono in semifinale domani mattina. Ah. Israel con Navarrete. Contro Catini, esatto. Oh, incredibile adesso. Il regalo l'ha fatto Luca. Sì.
che guarda il vetro. Due, tre. Batte due, risponde tre. On serve, avrebbe detto il maestro Tommasi. Grande. Ancora tricarico di là. Alza il pallonetto da Howe. A Romera ancora. Prezioso, carica la vibora. Alza Romera, molto bene a ricacciare indietro gli avversari. Ricarico in angolo, vediamo Prezioso che fa. Alza ancora Romera di là, cattivo in angolo, ma non a sufficienza. Ma basta, tanto basta per portare a casa il 15. Tre pari, assoluto equilibrio anche in questo tiebreak. Si gira. Equilibrio. Ben messo fisicamente, Prezioso, eh? Ma una bella, tantino, una bella bestiolina. Haume Romera in angolo, Prezioso torna sui suoi passi ma alza bene. Ancora lì nell'angolo ad alzare, a cercare di mettere in difficoltà Bracchi, che riesce in qualche modo. Tricarico correttamente anticipa la palla, qui in qualche modo la tiene in campo. Ancora una volta aveva sofferto la rotazione. Sì. Sta scegliendo infatti quando può di giocarla di prima, senza andare al vetro, aspettare il vetro. Bravo Prezioso, che è sicuramente cresciuto nella coppia. Si sono invertiti la posizione intanto. Questa va direttamente a grata. 4-3, tricarico Prezioso. Bravi adesso però, hanno difeso bene. Benissimo. Molto bene. Molto bene. Bene. Complimenti, noi davvero. Hanno avuto la pazienza di aspettare l'errore di Haume. Ha chiamato il servizio a vetro. Non so se l'avete visto il gesto dietro la schiena. Ha detto di andare in angolo. Così è, infatti. Questa non si alza. Per un soffio, 5-3. Fughetta, Il mini break c'è. E se fanno sto punto, si portano a 3 set point. Bravo, che bella. Hai visto come si è abbassata? Alla Bracchi, mi viene da dire, questa volley di tricarico. Bravo. 6-3. Qui scarica un po' di tensione su questa pallina, la sgonfia verosimilmente. Più che tensione, un po' di frustrazione, direi. Sì. Esagera. È andata bene, è andata perché bene. Si è allargato. Sì, la... Non era una scelta. No. Anche perché ha tirato da molto dietro. Forse se l'avesse letta Prezioso gli avrebbe fatto male. Si è allargato pensando tricarico. Però no, Prezioso. Intanto, dopo un'ora di partito, non ho ancora capito chi sono. Ti vedo bene. che bravo Bracchi. Prezioso ancora in angolo. Haume. Prezioso a cercare Bracchi che alza. Tricarico ancora a cercare quest'angolo. Alza Romera. Prezioso direttamente in grata, esagera e buttano all'aria 3 set point. Si gira ancora. Sì, Lara avrebbe dovuto ancora lavorarla, secondo me. Sì. Beh, però ti freme il baraccio, Angelo, in dopo 4-5 scambi. Ma sei un punto del lo capisco, devo dire la verità, lo capisco. Dove avere, sì, come hai detto tu, la forza di aspettare un'altra palla ancora. O anche altre due se servivano. Anche perché loro i migliori punti l'hanno fatti sulle in difesa. Scambi lunghi. Che bravo, Antonio! Tricarico.
7-6. Ancora torna la pressione sulle spalle di Bracchi Romera al servizio. Ne hanno annullati prima due al servizio e uno in mini break, diciamo così. Adesso ce ne hanno un'altra di chance in risposta. Quanto niente, mi piace, non si legge, non si legge. Mi piace. Che giro. Questa lui la fa molto spesso, sì, sì, ma sì. È sempre bellissima da vedere. Perché c'ha il giro contrario. E... sì, è una palla difficilissima da leggere. 7-7, vediamo se la procurano loro adesso la palla 7. Molto bella la risposta di Tricarico, devo dire la verità, non farsi attaccare. E questa, sfugge via. E si procurano. Si procurano per la prima volta una palla per il 7. Una palla 7, Bracchi Romera. Dopo 4 chance, Tricarico prezioso. Legge male il rimbalzo, l'annullano. Bello tirato, bello, 8-8, si continua ad oltranza. Bravo Lucas, eh. Mamma mia che palla ha preso adesso. Su una gran palla di Tricarico di prezioso. Sale sulla palla con il rovescio. Jaume Romera, sì, lo rivediamo. Sì. È detto bene, è proprio salito sulla palla con un rovescio piatto aperto. Ed è caduta un metro dietro la rete. Ma lì a quel punto è veramente difficile poi. Difficilissimo. 9-8 è servizio questa volta, vediamo un po'. Cerca di caricarlo Lucas. Lunga. Finisce lunga il primo set, va in archivio 7 giochi a 6 con un tie break 10-8, combattutissimo, molto bello. No, io niente. Rammarici, il rammarico per Tricarico prezioso, che hanno avuto le loro chance, tante chance, ben 4 credo di ricordare, set point per chiuderla, e non lo hanno fatto. Si riparte, breve. Arriva. Ha toccato la rete, credo. Sì, l'ha toccata sicuramente. Ma. Buonasera a tutti. Toccata? Sì. 15-0, scusate, no, hanno sono presi il punto comunque, non se ne è accorto nessuno, credo. Però. No, non se ne sono accorti, non l'hanno chiesto. Sì, ma non l'hanno chiamato. Pasquale De Ruvo, benvenuti. Adesso ce li abbiamo tutti e due, i patron. Bentornato ai nostri microfoni. Buonasera a voi. Lavorato da sotto, ma troppo. 0-30 intanto. Sai, una partita del genere non ti puoi rilassare neanche per 2-15.
Ancora sta vibora zoppa di Umberto. Accorciano. Prezioso. Boh, qualche dubbio. Rivediamo. No, giusto, giusto, giusto. Provato, la palla è finita direttamente in grata, 30 pari, molto intelligenti sia Romera che Lucas. Anche se mi aspettavo il per 3 facile di Lucas. Come si vede quei vetri lì? Reggono, per ora reggono. Quelli poi... Quelli sì, esatto, no? Bella risposta contro parete, eh? Abbiamo aggiornamenti da Formentor, mi pare. Sì. 6-1 il primo per Pirraglia Rigoippia, 2-1 al secondo. Ma prima avete parlato di pronostici, che avete pronosticato? Li sveleremo solo a fine quarti di finale. Noi non li abbiamo visti. Ma chi l'ha scritto? Antonio? Mi sono perso un 15. Forse 30-0. Io scommetto in un 40-15. Come direbbe qualcuno, ai poster l'ardua sentenza. Poster che è, Angelo? Comunque, dai pronostici che ho letto, sono sempre convinto che tu non capisci niente. Perfetto. Vabbè, non svegliamo. No, non li dico, però secondo me non capisco. Comunque vedo in lontananza un avvocato sempre con la birra. Saremo. Ma sarà sempre la stessa, lo fa solo per posa, dai. Non posso credere che sia un'altra. Affiancato da un notaio. Avvocato e notaio insieme sono pericolosissimi. Tutti e due ovviamente. Ma adesso arriva il re della birra. Infatti abbiamo parlato di birra. Cioè, si parlava di birra. Chi ha portato la birra? No, parlavamo di birra. No, perché c'è l'avvocato e il notaio in fondo, tutti e due con la birra.
a Tirano. Eccoli qua, avvocato e notaio. Da quanto viene sono? 4. Compagnia di Costantina, colonna di questo colonna centro. Del Cupra Padel Bari. Grande Costa. Con la mano? Evidentemente sì. Eccola. A proposito di colonne, ma Alessandro maestro, ma è questa colonna per la mole. Sì, sì, questa ad ampio fusto. Ad ampio fusto questa. A 1 sì. Per i vincitori del primo set. Tricarico prezioso per restare on serve anche in questo secondo set che, come il primo, si è preannunciato tiratissimo. Anche questo sta prendendo quella strada dell'equilibrio che avevamo ipotizzato. Si stava avvicinando il prossimo no, però un futuro numero uno World Padel Tour, il piccolo Benjamin. Angelo, ti faccio una domanda, ma se avessi il fisico di Umberto Prezioso, fare il modello, metteresti pantaloncini e maglia che a lui adesso indosso? Perché? Che c'ho di particolare? Lui ha sempre questo stile un po' particolare, maglie aderentissime, pantaloncino corto, quasi da podista, ecco. Ma la maglia termica quello? Sì, qualcosa del genere, ma è sempre così lui, tutte le volte che l'ho visto giocare. Tutto nero? Sì. Vabbè, se avessi avuto quel fisco non sarei seduto qui con voi a mangiare la crostata, sicuramente. Non capiamo perché, però. Col suo talento, voleva dire, tra le righe. Cioè, se avessi avuto quel fisico stava giocando, in questo sì, senso, sì, dicevo. Sì. Che bella anche questa uscita da vetro. Sì, larga, sono d'accordo. Sì, sì, larga, larga, larga. Sono d'accordo con la chiamata. No, fuori, fuori. Nettamente. ...15:30, attenzione. Al centro, la chiamata, al centro è stata. Buona, per un soffio. E poi muore invece, dopo il vetro di Romera. 15:40. Grandi sostenitori con le bravo ricarico qui, molto bravo, ancora bravissima a carezzare sta palla, bravo anche Kaumar, era una gran palla, occhio che dai, no, che è successo? Ha preso la grata, il foglio della grata. Dicevo, uno dei più grossi sostenitori del Balder Candy. Assolutamente sì. Adesso è un tempo.
Adesso no? Sì, non, sa, non gioca più. Ah, ok. Quindi... Vabbè, però viene a bere. No, no, poco. Recuperano due palle break. Ora c'è un punto d'oro. Risponderà verosimilmente Bracchi. O forse Caume, vediamo. Ecco, Caume, sì, hanno cambiato. Secondo te per far spostare Tricarico? Sì, secondo me sì. O anche perché ne avevano persi 2-2, mi pare. E quindi era bene cambiare. Ocho. Break. Ocho. Che dite? Scappano? Sì, se fanno sì. Questo game è finito. Ti do così, via. 4-1 è finita la partita. Esce, Portres annuisce il maestro. Peccato, perché mi sono piaciuti tanto il primo set, hanno fatto una grande gara, però hanno qualcosa in più onestamente, nonostante non stiano giocando benissimo. Ma c'è sempre il gap, diciamo, tra le coppie italiane. Sì. Che chissà quando verrà colmato. Sassate sul campo. 30-15 Bracchi. Come l'ha caricata questo Tricarico? Sì, ma stanno prendendo tutto. Fatta. Che bravo Antonio Tricarico. Bravo. Bello, sì. Punto meritato, meritatissimo. Che li tiene a galla. Che ci prova almeno. Out. 30-40 e palla per il contro break. Questa palla ce lo voleva mangiare Lucas, eh? Sì, perché hai esagerato. Campo, eh? Sì, ma anche perché sono 30 pari. E... Beh, sì, c'è da gridarsi addosso. Ancora
4-1, non senza sofferenze, diciamo così. No, però quello che avevo detto lo confermo, soprattutto dopo un game del genere. Potrebbe essere pesante, sì, dal punto di vista, sì, mentale. Un'altra, l'ennesima occasione persa, perché ne hanno perse le occasioni. Sì, ragazzi, ne hanno perse, sì, nel corso della gara ne hanno perse, soprattutto nel primo set. Point. Sì. Primo set, sai, è recuperato, si è andato sul 6-5. Sul 5-4, sul 6-5. 5-3 al tie break. 6-3 al tie break. 6-3 al tie break, point, giusto. Poi ne hanno avuto uno sul 9-8, sì, sull'8-7 mi pare. Sì. 8-7, sì. A questo punto, insomma, i nervi possono saltare. Anche se ci stanno, ecco, la testa. Sì, 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 sono, no, molto sono quadrati, sono, sì, quadrati, sì, sì, non... Li conosciamo. Non molleranno di no, certo. Infatti. Al servizio Umberto Prezioso, ricarico. Bracchi, subito hanno ripreso la rete, velocissimi i due spagnoli. Ah, stecca. Finita dall'altro campo, 6-1, 6-2. Quindi abbiamo i semifinalisti, Pirraglia e Irigoyen. Con Iri. Parte bassa del tabellone. A zero. Quindi chi ha fatto punto? Lucas. 40-15. Quindi Pirraglia aspetta la vincente di questa, sì, sfida, sostanzialmente. Pirraglia, Iri. Mentre dall'alto abbiamo Navarrete, Fernandez. Contro Catini Verde. Una semifinale e mezzo, è solo questo il match che deve concludersi per avere allineate alle semifinali tutto il tabellone. Quello volevo vedere, le teste di serie, la 2 è Pirraglia, potrebbe essere la 3 se Bracchi e Romero dovessero vincere a confermare appunto il tabellone. Saltata la 1 invece, Navarrete la 8 contro Catini la 5. Contro 2. Più cala l'umidità, più quel doppio vetro lì muore dopo il secondo rimbalzo. E più si congelano i nostri piedi. Anche. Comunque non mollano, eh? No, l'ho detto, no, sono... L'intero, loro vanno per la loro strada. Si fanno condizionare pochissimo da quello che è il punteggio. Mm.
15 pari. Boom boom, portress in scioltezza. Angelo accorto. Impossibile sì. Emularmi. Ho provato a uscire dalla grata, sì. ...40-15, palle per il 5-2. Non si intendono qui. Si riparte. Antonio Tricarico al servizio. Mamma mia, visto come era carica quella palla e come Lucas è andato quasi a fiducia a intuire dove andava giocata. Guarda, con contropiede di rovescio, bellissimo. Bravo Haume. Ai ai ai. Vediamo come esce Bracchi. Che bella l'uscita, Sì, di sì. Rovescio lungo linea. Però altrettanto bene, prezioso. Sì, molto bene la parata, vero. No, esagera qui Bracchi. Grata diretta. Occhio, eh. Occhio. Hai voglia di padel, Corti, si sente nella tua voce che hai voglia, sì, di padel. Un'ora fa diceva il contrario, però. Che bravi. Buona, buona, buona. La spara? No, l'appoggio. Bravo Prezioso, intelligente a non tirarla, a prendere campo, questa... e vedi pian piano ha portato, bravo, a casa il tiro. Bravo, 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 bravo Prezioso. Ma è un po' quello che dicevo prima, avrebbe dovuto fare la stessa cosa. Su quel set point, sì, ce l'ha sulla coscienza. Qua ha fatto la scelta giusta, lì non l'aveva fatta. Ma è il bello dello sport. 5-3.
non mollano mai. Niente. Bravi. Questa 0-15. Che bravo. Che maturità. Bellissima questa. Che bella risposta. Il pugnetto, 15-30. Stanno lì a mettere pressione a Romera. Anche nel primo set hanno recuperato più o meno. Ma sai, adesso situazione. Non hanno niente da perdere, quindi possono anche lasciare andare il braccio, come si dice nel gergo. Spara. No. Di un nulla non ci arriva. 30 pari. Bella, perché punto su punto, lottatissima. 30 pari, possono andare a set point, possono andare a pala break. A match point, ti correggo. A match point, pardon, sì. Gli resta sulla racchetta questo dritto. Sì, un'uscita di parete direi quasi pressoché perfetta. Sì. Quella di rovescio. Bravissimo Tricarico ancora una volta a parare. E poi il regalo. In questo caso per Prezioso. Ancora. Bravo. Intelligente. Siamo al match point. Eh sì. Vita o morte. Vita o morte, bravo. Ancora la risposta in rovescio. Vediamo se gli fa giocare una risposta di dritto adesso, invece di cercare sempre quel rovescio che comunque parte bene. No, ancora là. Costretto. Incredibile. No, pazzesco. Incredibile. Pazzesco. Lo spicchio. Incredibile. Di Grata che ha toccato, che ha tenuto la palla dentro e ha portato a casa il control break. Un centimetro ha deciso. Mamma che questa mia. Partita non dovesse finire adesso. Tanto continua ad arrivare gente, siamo tantissimi. Ti aspettiamo anche domani mattina. Sì, dalle 9 la semifinale qui, ore 9, una delle due semifinali su questo campo, in contemporanea ovviamente sull'altro campo l'altra semifinale, a seguire credo 11 e mezza, è in tabellone la finalissima, quindi vi aspettiamo sia qui in presenza, che è sempre un bello spettacolo venirlo a vedere dal vivo, che potesse essere impossibilitato a raggiungerci, ovviamente c'è il canale YouTube a venirci in soccorso. Di sicuro. Sì, bravo, questa è una cosa che non diciamo spesso. Se vi iscrivete al canale sì. YouTube Kendro Sport Club e cliccate sulla campanellina, venite avvisati in live. Venite avvisati quando c'è un live in quel momento. Per cui non serve che Perfetto. Voi ci chiediate ma quando comincia la diretta, ma quando parte. Eccetera, tanto eccetera. 15-0, Tricarico Prezioso. Sì. Comunque dicevo, di sicuro grandissimo spettacolo domani. Se queste sono le premesse. Principale. Buona? Sì.
qua non sotto sarei non... convinto pure io, però non si vede perché l'uscita di parete è bella, prende anche campo successivamente, sì. In posizione invertita, sì, sì. Il ragazzo porta a casa un 15 importante, 15-30. Questa non si alza, non si alzano. Nonostante Luca non si abbia alzato la gamba quasi per provare a calciarla lui in qualche modo. 30 pari. Ho cercato Kaum di entrare. Ancora questa palla strana, sì, sì, sì. Questo è difficile da chiudere. No, non ha avuto il coraggio di chiuderla. Non ha avuto il coraggio di chiuderla. Ma la porta, ragazzi, a casa palla con... per il 5 pari. Da 5-1. No. No, da 5-1. Da 4-1. No. Ragazzi, da no. Un break, no. Da 4-2-5-2, giusto? Da 5-2. Ma non è ancora finito il game. Perché con il punto d'oro c'è sempre una sorpresa dietro l'angolo. In qualche modo Bracchi entra. Para ancora Bracchi. Sono ancora invertiti di posizione. Bravissimo Antonio, tricarico, 5 pari. Mi sa che non devo far calare la pasta a casa, anzi impastare la massa, perché la signora faceva le pizze stasera. Tanta roba per te. Comunque questo è il pal è una cosa. La partita era finita, ragazzi, cioè la partita era c'è finita. Stato quello spigolo, ragazzi. Ricordate, allora, adesso spigolo, dico anche un... spigolo dentro, spigolo fuori. Vi racconto un aneddoto. Raccontaci, aneddotaci. Stava venendo un mio amico, sì. Fabrizio, che tu conosci. Sì. Gli ho detto non venire perché è finita. Ora ti dirà. Che tra l'altro ci sta seguendo in diretta e salutiamo. Ciao Fabri. E invece il padel è uno sport incredibile. Non è finito. Se dovessi andare al terzo fai in tempo a venire, Fabri. Ah sì sì, infatti. Tanto quei due sembrano indemoniati, eh. Sì sì, è totalmente cambiata la gara. Ma guarda qua, guarda. E che Demi volle di prezioso. Ma incredibile, ancora. Incredibile. Sono diventati un muro. Ingiocabile. Un muro. Applausi anche del maestro Maffei. Dal palato fine. Il maestro dal palato fine, Maffei. Beh, sì, lo sappiamo. Lui ama lo spettacolo in genere. Adesso gli rimane un po' incollata sulla racchetta perché ha dovuto fare un movimento col corpo indietro. Ho guardato la faccia di Kaume mentre ha giocato gli ultimi due colpi, tutte e due le volte ha sbuffato. Secondo me è sintomo di tensione. Sì, 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 sì. Sì. 17 anni, ricordiamolo sempre. Non dovessimo scordare che io a 17 anni avevo paura di tirare un calcio di rigore. Ti chiamerò Francesco. Perfetto. Prima ho fatto una battuta, ti ho chiesto ma non hai colto. No, non si parlava di poster, hai poster l'ardua sentenza, avevo vabbè. Detto scherzando. Non l'ho sentito. Aume, golosone. Non è che c'è, fa parte del gioco, eh. Poi sotto 0,40 sarebbe stata pesantuccia.
Eh sì. Però sai, la grata prima ha tolto, il nastro adesso ha dato, voglio dire. Ah. 30 pari, si rammarica. Di cambiare l'inerzia di questo game. Era un po' che non tirava Kaume. Adesso ha forzato. Beh, su 15-30 ha avuto il coraggio di farlo, eh. Adesso? Sì, sì, ha avuto il coraggio di tirarla su 15-30. E se la sbaglia. Ma non penso 15-40. Soffra troppo queste partite. No, certo. Considerato il livello di partite che disputa. Abituato, sì. Beh, non sono d'accordo. Comunque gioca con il suo maestro di sì, sempre. Questa è una, questa cosa è una, sì, è una cosa che sicuramente che lui sente. Lunga questa. Poi comunque la cosa che tu fai, le previa, i turni preliminari, di qualsiasi tabellone, Mori, di qualsiasi tabellone, è una cosa che tu ti vai a giocare la fase finale. E soprattutto che ti sei favorito sulla carta, nel senso. Sì, certo, sei favorito. Oh, in teoria deve arrivare in fondo. Guarda lì che fa Lucas, peccato, peccato. Ragazzi, siamo al punto d'oro. Eh sì. Siamo nuovamente al punto d'oro. Risponderà, immagino, Umberto Prezioso, sì, come ha fatto sempre. C'è il carricamo adesso. Prende qualche carico. Trova anche una palla scomoda per Romera, diagonale di sinistra, Romera in angolo, vediamo che fa Prezioso, alza, cambia da Bracchi, alza ancora Prezioso, Bracchi, tricarico, Kaume, Prezioso, prende la rete, entra tricarico, ancora Prezioso, trova una gran grata, in qualche modo Kaume, ancora un controparete, la palla resta dentro, Prezioso, punto bellissimo, nel momento più importante della partita. La porta a casa Umberto Prezioso con tanto di incredibile urla. 6-5. Parziale di 4-0. Incredibile. Ecco il tabellone, qualcuno ce lo chiedeva da casa ed è aggiornatissimo, Roberto. Quasi aggiornatissimo, che non so cosa vuol dire, quasi aggiornatissimo. Manca questo che stiamo vedendo. L'altro è finito. Ah, ok, ok, non è stata ancora aggiornata, perfetto. Quindi una semifinale sarà Pedraza Navarrete contro Catini Verde. L'altra semifinale sarà Joshua Pirraglia Irigoitia. Poi glielo chiediamo comunque. Sì. Contro la vincente di questo avvincentissimo match che stiamo trasmettendo dal Cupra Padel Bari. Quarti di finale, secondo torneo Open 2023 City Moda. Joaquin, come al solito, claudicante. Intanto abbiamo i vincitori del tabellone di terza. Avella Calò? Sì. Giusto? Tabellone di terza, complimenti a Gaetano Avella e Calò che portano a casa il trofeo sul campo 4, credo l'abbiamo giocato, onestamente. Bravi. Bravi. Noi contro di loro abbiamo perso. Quanto? 6-3 noi il primo, 3-6 loro. Come al solito le vostre battaglie infinite. 6-1 il terzo. Ah beh, quantomeno il terzo vi siete sbrigati. Giocano bene? Io non ci ho mai giocato. Sì, sì. Gaetano Avella giocava a Montecarretto spesso. Non li ho mai visti. Avella Calò. Avella Calò, hanno battuto loro, insomma. Vabbè, tu ci vincono tutti detto... Giusto. Comunque, dovessero andare al terzo set, sì, iniziano a subentrare anche la questione fisica, insomma. Maestro Maffei si è innervosito. Oltre che l'inerzia della gara.
dove stanno giocando veramente bene e non Prezioso stanno volando, non riescono a chiudere, anche giocano sulle ali dell'entusiasmo. Mamma mia, ora viene giù il palacanestro. È esagerato, sì, questo contro parete. La potenza è nulla senza controllo, diceva un vecchio spot. Eh già, e mi ricordo anche un certo Ronaldo Luis Nazario da Lima. Era lui. Sul pan di zenzero. Mamma mia. Scusaci se siamo così vecchi. Te lo ricordi? Tu eri piccolino però. Vabbè, ma parliamo di padel. Romera legge, alza Prezioso, quasi come un ballerino esce di rovescio da quest'angolo. Ancora Prezioso in qualche modo, continua, la prende Kaume, non la chiude ancora, ma la chiude dopo, intelligentissimo. Mamma mia, Tricarico. È andato sulla vetrata. Mamma mia, Kaume. Tricarico. Ma Tricarico sta facendo il mattatore di questa partita adesso. Coadiuvato, a dire la verità, da un ottimo Umberto Prezioso. E questa? Mamma mia, Lucas. Questa no, è buona ancora. Ancora Tricarico, Prezioso alza il pallonetto da Lucas. Tricarico alza il rovescio in angolo, scomoda sta palla, infatti costretta contro parete, la tira. No, è buona ancora. L'ha presa. Entra ancora. È qui, crolla giù lo stadio. Puntazo, pezzo di bravura, Jaume Romera. Con che tanto di complimenti degli avversari. Che cosa ha fatto intanto il nostro Maffei? Credo abbia rimandato il replay. Ovviamente tanta roba. Bella come l'ha alzata questa Bracchi. Ancora Tricarico, questo è difficile, sì. Che bravo ancora Antonio Tricarico, partita che è diventata all'improvviso anche tecnicamente bellissima. Sì. Siamo al set point, ragazzi. Continua a ripetere bravissimo al proprio compagno Prezioso. Set point incredibile. La porta a casa, Umberto Prezioso, incredibile, lo ripeterò all'infinito, incredibile. 5 giochi a zero. Un parziale di 5-0 e adesso a è punto difficile rimanere in partita. Ora è dura, ora è veramente dura. A questo punto l'inerzia è completamente dalla parte dei campani. Vedremo cosa sarà di questo terzo set. Angelo, comunque, da quando hai parlato di pronostici, Antonio non capisci niente. Antonio non capisce niente, questo lo confermo. È cambiato tutto. Però è incredibile, questo sport, lo sport in generale, riserva sempre sorprese, ma questo in particolare. Onestamente, 7-6, 5-2. Partita praticamente finita. Quella palla lì che era finita. Va bene. Poi Jaime ha fatto un puntazzo e magari i due ho detto si scoraggiano, invece niente, sono rimasti con la testa in partita. Ma loro sono veramente, sono tosti da questo punto di vista. Vediamo, va adesso bene. Sicuramente ci sarà
spettacolo perché venderanno cara la pelle. Infatti sono già in campo Tricarica Prezioso, vogliosi di ricominciare subito per probabilmente non interrompere questo momento positivo. Dice il maestro, la magia. Beh sì, non ha torto il maestro. Poi si creano nello sport in generale queste alchimie che ti portano ad avere risultati anche oltre l'ostacolo. E si inizia con un ace praticamente. Siamo ripartiti. Caume Romera. Lucas si è cambiato la maglia. Palla dentro, la riesce anche a rimettere in campo. Colpo al corpo da parte di Tricarico nei confronti di Lucas Bracchi, che non riesce a trattenerla. 15 pari. Bello questo colpo in parete, botta tremenda di Lucas Bracchi. 30-15. Avete notato che si è argentinizzato Lucas? Sì. Sì. Ma è iniziata così come era finita questo terzo set. Punto lunghissimo. E se diventa una steccata. Battaglia fisica è tosta. Sì. Ma sa che sta avvolgendo in questi termini la gara. Ogni palla sì. non sono meno di 15-20 scambi. Vero. 30 pari. Ci aspetta una lunga serata. Dico a mia moglie di mettere meno lievito nell'impasto. Perché... Guarda lì. Ancora Prezioso. Colpo, pezzo di bravura, colpo di magia da terra di Bracchi. Che mantiene uno scambio vivo che era già finito. Prezioso trova una bella grata. Caume Romera, Tricarico, ancora Prezioso lì a rete con le doppia volley di rovescio e di dritto. Ora entra Tricarico, ancora Prezioso, alza Romera, Prezioso, Romera, entra Tricarico tra i piedi Bracchi. Mamma mia, così andiamo via alle 10 domani però. Aspetta. Ma che dico, 15-20, che dico? Sono 50 scambi questi. Fortuna, è follia. Fortuna vuole che c'è il kill point, voglio dire, il punto d'oro. Ah, certo, va bene. Se no andremo via più stasera. Quasi non esce. Ancora punto di oro. Bravo qua Prezioso però ad entrare e a mettere in difficoltà Caume, che deve fare per forza quel tipo di difesa, e si ritrova a mandare la palla sul vetro e a giocare per l'ennesima volta un punto di oro sempre di là. Adesso cerca di recuperare un po' di fiato perché prende fiato.
sono davvero estenuanti questi scambi, anche se teoricamente lui dovrebbe essere quello più fresco. Sì, almeno per l'anagrafica, l'anagrafe, scusate. Che cosa si è tolto dai mezzi, sì, piedi? Sì, dai mezzi ai piedi Bracchi, è vero. Ancora va, alza, ancora a cercare Prezioso, che così a naso mi sembra che può stare tutta la giornata a fare navette e salti. Tanto ricarico ancora ingiocabile, questa non si prende. Può prendere, deve forte. Salire in tribuna per venire a prenderla questa. Caume 1-0 Romera. Oh, grazie, grazie maestro Gaston. Ti aspettiamo, ti salutiamo. Hola, Gaston. Nos vemos pronto. Al prossimo torneo però deve partecipare il maestro Gaston. Sì, sì, è vero, è tesserabile adesso, giusto? Sì, sì, è tesserato. Sì, disputerà, mi ha chiesto la di serie giocare C. In coppia. Però hai rifiutato. No, no, non mi sono tesserato io. Ah, ok. Hai fatto bene però, eh. Sì, sì. È un bene per la federazione. Tarantolato Tricarico, non riesce a star fermo nell'attesa che gli avversari si sistemino. ...15-0 30-0 Che botta! Frigorifero gettato dall'altra parte, da parte di un Prezioso che non le manda a dire. Boom boom, Antonio Tricarico, con il ghigno. Adesso sono salito in cattedra. Con il ghigno. Sì, sì, sì. Por 4. Cattiveria dipinta sul volto. Lunga 0-15. Dimmi Mauri, dimmi. No, è un po' calato sia fisicamente sia mentalmente, secondo me. Caume? Sì. Beh, ricordiamoci di quello splendido punto, splendida giocata fatta sul finire del secondo set, che non è tantissimo lontana. Questo è solo il secondo game del terzo. E questa è bella. Mi sono smentito immediatamente. Sì, ma l'ho fatto apposta. 15 pari. Volevo ritornasse a giocare ai suoi livelli. Ah, esagera qui nel tentativo del... Sì, il vetro laterale, insomma. Se lo dice da solo, alzala. Ma a me è sembrata fuori. Sì, pure a me. Grata. 40-15. Sai che non l'ho vista io la grata? Sì, io. Sì. In alto, l'ho vista io, sì, chiaramente l'ho vista. Palo. Che ha fatto palo? Grande classico delle nostre telecronache. Brutto errore. Ma questo l'ho preso proprio in pieno. Sì.
vuol dire, sai, si è preso quel palo che ha sbagliato la totalmente, almeno di 4 metri sarebbe uscita la palla rispetto a dove voleva tirarla, avrà steccata probabilmente. Ah, Gio, lo Sdos che ha detto? Non hai capito? Non lo so, mi è sembrato Mucho, però... Sì. Non so cosa volesse dire. Lo Sdos? Mucho, molto attaccato. Mucho, ok. Ah, probabilmente, sì. Mia madre ha origini spagnole. Anche la tua? Sì, sì. Pure la tua di Carrassi? Perfetto. No, di Napoli. Ah. Quartieri spagnoli. Ah, beh, allora sì. Allora, 2-1, si cambia campo. Si abbassa la temperatura del palacchetto. Dei piedi adesso sono congelati pure. Sì, fino alle ginocchia. Sì, fino alle ginocchia siamo quasi all'ipotrofia, diciamo così. Vinto di nuovo Ceccarelli su Jacobs, come l'altro giorno al meeting. No. Sta abbastanza in forma. Dobbiamo tornare a fare una puntata di lunedì padel, eh? Tu sei il padrone del carrozzone. Voi siete impegnatissimi. Ma questa non si tira su, eh? Questa è molto difficile. Sì. E ti devo dire la verità, questa volée di rovesci di tricarico mi ricorda quella di Bracchi, per numero sì. di rotazione. Per anche questa è fuori. Questa l'ha chiamata. Sì, sì. Ma tricarico è tornato ad essere quello che avevamo conosciuto a Monopoli. Sì, sì. Che all'inizio non sembrava lui. Questa forse è lunga? No, è buona. Perfetto. Quindici pari, scambio ancora una volta lunghissimo. Intanto sì. Guardate il messaggio che mi ha scritto Gaston. Allora, sì, e vabbè, chiaramente dopo che io non posso giocare... Umberto, tricarico. Vuole tutte le palle lui, vuole giocare. Sì, però... sì. Ma io ho giocato una volta, diciamo che sta per dappertutto. Nonostante l'età... Porca miseria. Non in spagnolo la bestemmia che è arrivata dal campo dei campani, mannaggia la Sampdoria. Sampdoria. Povera Sampdoria. Lunga.
ai ai ai, 30-40. Ma poi in tutte e tre i set sono andati avanti in realtà, no? Sì. Sì. Decide di giocarla al volo. Romera alza prezioso, tricarico. No, la stecca. Ah, non entra, non è entrato. Io. Ancora la tiene in gioco. In qualche modo, con qualche pezzo di racchetta. E questo è lungo. E Bracchi esulta con il vetro. 3-1 e servizio. Altre due palle pazzesche. Che partite che stanno facendo, prezioso tricarico, mostri, mostri, mostri. Davvero una partita con il cuore gettato oltre l'ostacolo, sì, da parte loro. Boom, boom. Che botta, Romero scarica tutta la potenza. Mi ricorda quando lascia andare te il braccio, Antonio? Sì, 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 sì. Solo che mi il braccio, ricordavo qualcuno, il braccio se ne va. Ma non riuscivo poi a decifrare chi ero io effettivamente, sì. Buona. Prova a farla uscire, prova ad entrare. Sì, voleva farla. Cerca il ricamo adesso. Ho sentito per la prima volta la voce di Homer. Ho sentito per la prima volta la voce di Homer. c'è Homer. Addosso al suicidio tricarico è venuto davanti. Che bella, rovescio. Beh, è uscito bene, coperto. Vabbè, l'avevamo detto anche già prima. Sì, sì. Che bella, bravo. Adesso pezzo di bravura, Antonio Tricarico. Questo è da applaudire, questo è da applaudire. Onestamente, o il pubblico è distratto e di parte. Infatti non mi sono sentito accompagnato dal pubblico per gridare pezzi di bravura. Mi sembrava quasi di essere fuori. Era borderline. È borderline, ok. Però perlomeno un applauso, ci stava tutto. Tanto è una palla importantissima. Temo di no. Pur secondo me è buona. Anche secondo me è buona. No. No, 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 no. Fuori, fuori, fuori. Fuori, 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 fuori. Fuori, fuori, fuori. È prezioso, continua. Vabbè, a ripetere. Buonissima, buonissima, buonissima. In questi fuori, casi fuori. Si farà salomonicamente due palle. È fuori netto, è fuori netto. Se Lucas è bravo. No, no, è fuori, fuori. Fuori, 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 fuori.
Ma non è salita alta. No, no, sì, sì, sì. Niente. Che lui dice come fa a salire alta, sta dicendo fuori. Prezioso. Fuori. Dice prezioso, come fa a salire alta? In realtà, rivedendo, esce proprio lunga invece, non alta. Solo che Lucas ci mette subito la racchetta. Niente, si ripete il punto. E beh, non c'è altra soluzione. Credo fuori. No, no, è sicuro. No, quella che rimane dentro. Guarda che cosa ha preso lì. Carico. Ai. Eh sì, la chiude Tricarico da questo lato, è diversa la lettura. Si va al punto d'oro ancora una volta. Ancora una volta sul 3-1 alla decisiva. Sì, dubbio. Però tutte e due le volte hanno rigiocato il punto. Difficile questo, bravo, sì. Bravissimo Kaume. Non era facile sul. No, no, assolutamente. Di oro, buona, prezioso, alza Bracchi, ancora prezioso, a cercare un giro di parete. Kaume sceglie di giocare la prima del secondo vetro e qua non si prende più. Punto di oro, lo portano a casa Tricarico Prezioso. Ancora chiamata. Una volta, ancora come nel primo nel quella chiamata chiede giustizia però. Non glielo dite altrimenti si no, diciamo ancora fine. Di più sì, diciamo sì, sì. Facciamo i giocare tranquilli. Allora rivediamo ancora una volta. Ah, abbiamo anche il replay differito. Sì, è fuori, sì, sì, fuori. Fuori. Era fuori, sì, fuori, sì, l'avevamo già vince visto dal replay. Sono tornati on serve e serviranno sotto 3-2 al servizio Antonio Tricarico. Esagera qui con l'altezza del pallonetto. Ricarico 0-15. Mo. Si è rotta la racchetta. No, ci cade totalmente. 0-30. Manca la palla, dà la colpa al faro che lo avrebbe accecato. Ma ci sta, perché succede. Intanto il primo caso di materializzazione
lo ha promesso ed è arrivato il nostro amico Fabrizio, che prima dicevamo come entrare da casa. Che cosa ha preso? Bracchi, che cosa ha preso con la punta della racchetta? Bravo adesso, bravissimo, davvero bravo. .040 Luca sta facendo una palla. Sì, vabbè, ma qua stiamo vedendo delle robe assurde. Tra l'altro dopo un'ora e mezza di partita, cioè. No. Vuole spaccare tutto. Prezioso. È che quello se le ha dato un colpo, sì, crolla, lui la rompe, crolla tutta la struttura. Sì, sì, capannone. Capannone magari no, ma il campo viene giù con un pugno di Prezioso. 4-2 e Lucas Bracchi in battuta. Sì, davvero importante questo game, Antonio. Il nostro classico settimo game. Guarda lì il ricamo. Come ha fatto a tenerla in campo uno e l'altro? Che cosa hanno giocato? Uno. Questa è fuori. Questa è fuori. Sì, va direttamente alla grata. Sì, sì, questa è fuori. Come d'altronde la precedente. Ma non rivanghiamo roba passata. Siamo già passati. Ma ci sta, per... è una chiamata comunque difficile. E noi l'abbiamo vista solo perché c'è il replay. Appunto, non avremmo mai potuto chiamarla. Impazzito. È impazzito, ragazzi. 30-0. Eviterei di prendere a calcio. Sì, eviterei, anche perché questa non è fortunatissima, non è sta parete, no? Sì. Già ben due volte. Ma ci ha lasciato. Bravo, adesso tricarico, parare. La lavora molto bene, la lavora molto bene. 40-0. E lo mette in difficoltà su uscita di parete. Sembra di rivedere il secondo set. Vanno 5-2. Ma a questo punto però io non parlo. Sono 7:30. Sono 7:30, vediamo un po'. La pizza che punto è? La pizza credo che andiamo oltre la levitazione. No, la pizza mi sa che se la va a mangiare fuori perché lo lascia fuori casa. A casa. 5-2. Sale Jaume Romera, 5-2. Cambio campo. Bravi comunque a cambiare l'inerzia della gara, perché sai, dopo che vinci il primo 7-6 da 5-2 perdi il secondo 7-5, potevi perdere la testa, tra virgolette, potevi perdere la testa, invece sono stati bravi, soprattutto sicuramente Lucas a mantenere, ma anche il ragazzino è salito, proprio gli ultimi game, sì, è salito, sì, no, molto, no, ragazzo. Dico sicuramente Lucas ad avere vista, sì, la padronanza, insomma, della situazione, e far restare tranquillo anche Cam, che come dite è salito in cattedra negli ultimi due game. È bello vedere che sono ancora tutti qui a seguire la partita, nonostante sia un sabato sera e siano le 7:30. C'è tanta gente a seguirli, ma tantissima gente da casa che ci segue. Fa freddo. Noi ci stiamo qui al calduccio tutti. Calduccio non direi, vicini, però vicini, vicini. Voglio dire, fa freddo, non è, dove devi andare? Cioè, stai qui al Ken. Perché chi dice padel? Dice Kendro. Infatti l'avevamo detto poco oggi. Guarda lì. Che bella, ancora Bracchi, che sembra un ragazzino. Da quando si è sbarbato Bracchi? Sembra un ragazzino. Mamma, che elasticità. No. Adesso la lascia cadere troppo. Quelli però intanto, guarda Lucas. Quelli intanto stanno lì, fanno il loro, non si sbaglia. Non mollano mai. Mollano niente. È stato quel momento, quel calcio di Umberto. Ho avuto paura. Sì, anch'io. Se non c'è Pasquale, se ci fosse stato Pasquale, forse lo avremmo sentito Pasquale. Sarebbe sceso, sì. Nonostante
nonostante la mole di Prezioso. Sì. ma sai, Pasquale è piccolo, vuol dire. Anche perché gli dà almeno 10-15 centimetri in altezza. 30-0 intanto, la palla va fuori, 30-15. Questa non è mica facile da tirar su, eh? Vediamo poco di facile nell'ultima oretta. Abbiamo visto poco di facile. Prova. Haume, secondo me, è arrivato ai chilometri, sì. Come si dice. È cotto. In gergo. Ma sta correndo come un pazzo, sì. Non solo lui, a dir la verità, però. È una scelta strana questa. La blocca, ancora chilometri per Bracchi. In questo caso lo aiuta la grata. Che bella! Buona, tutto buono. Sì, assolutamente sì. 5-3. Ah, mi pare che addirittura Tricarico l'ha vista fuori. Ha detto: "Io l'ho vista fuori", gli ha detto. Quindi no. Quindi 5-2 e 40 bot, così era 15. Ricorda ancora. 5-3. 5-3. E a questo punto vanno a servire per il match. Tu ridi, Maurizio. Maurizio ride perché ogni volta che ci avviciniamo si allontana. Però infatti sono questi, la cronaca è questa, servono per il match. La nuda cronaca. Col servizio di Haume. Siamo alle 2 ore di gioco. Guarda. Anzi, lì cosa prende. Cosa ha preso? E questa è lunga, Ma cosa ha preso Bracchi? Cosa è come? Lucas sta giocando a un livello altissimo. Sì, era sì, da un Lucas po' che sta non giocando a un livello altissimo. Soprattutto in questo terzo set. Primo set devo dire la verità, per merito dei due avversari, perché lo hanno portato a giocare a un livello altissimo, perché sennò era finita già. Sì. Bracchi, Tricarico, la tira. Haume in no, angolo, Prezioso, Tricarico in qualche modo, spara, no, la fa morire là. Ancora intelligente, Haume, Romero, on fire! Che dici, Mauri? Che semo? Non mi esprimo. 30-0. Al centro, alza Tricarico. Ancora Haume lì, dritto. Ora coinvolge Prezioso, cambia ancora con la volée, ancora da Tricarico, muore tra i piedi. Prova una volée, basta, incrociata, a cercare Bracchi. 40-0. Siamo ai match point, sono 3 e mezzo. Come ti piace dire. La gente è tutta in piedi, tipo stadio, sai quando... Lo mollano questo 15, ragazzi. Secondo voi lo mollano? Con questi due. È buona. No, perfetta. No, direi che non lo mollano. Niente. 40-15. E diventano 2 e mezzo. Esce, finisce così, 7-6, 5-7, 6-3, una battaglia epica di 2 ore e sì,
sì, sì, è qua, è 10 minuti, 2 ore 10, 2 ore 10, 10 di gioco a una partita epica. Complimenti, applausi per tutti e quattro i giocatori. E quindi? E quindi Antonio, e quindi va a mangiare la io pizza. Io vado a mangiare la pizza, voi fai? Non lo so. Io vado a casa. Tu vai a casa. Francesco il divorzio. Infatti. Qui mi tu propongono il giapponese, però io buona serata non a tutti, le lingue direi. Sterofile. Va bene, dai, allora via. A domani mattina. Domani. Domani mattina salutiamo 30, il maestro. Ore 9. Siamo in diretta. Quindi 8 e mezza Cornetti? 8 e mezza porto i Cornetti. Bravo. A domani. A domani.